ETG più Sacola, appunto, il venerdì sempre con il sindaco di Como, Alessandro Rapinese. Buonasera sindaco, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori di ETG più Sindaco. Allora, dopo una lunga giornata che ovviamente ha seguito il telegiornale di Espansione TV dedicato ovviamente alla strage di Erba, passiamo agli argomenti appunto che riguardano invece la politica, che riguardano la città di Como. In particolare lunedì è previsto un sopralluogo da parte di studenti e docenti del Politecnico di Milano nell'asilo Sant'Elia, un asilo oramai chiuso dal 2019. Nei mesi scorsi, e poi apro immediatamente le chiamate, intanto sono tantissimi messaggi, nei mesi scorsi la giunta cittadina aveva parlato della possibilità sì di riaprirlo come edificio scolastico, ma anche di poter realizzare una sede espositiva. È ancora così, sindaco? 30 secondi, diamo il via intanto alle chiamate. Innanzitutto è una splendida collaborazione con il Politecnico di Milano. Mi ricordo l'incontro con la soprintendenza quando si pianificava quello che sarebbe potuto diventare lo sviluppo di quel tempio del razionalismo, e sì, di fatto le finalità era stato studiato per essere un asilo, sicuramente uno spazio unico, ma unico al mondo. Sono molto curioso di vedere questi ragazzi, questi docenti del Politecnico, collaborare con soprintendenza e comune, aspettare che finiscano i lavori. Quindi sì, anche la possibilità di creare una sede espositiva. Ma personalmente a me l'idea affascina, dal punto di vista pratico però è tutelato anche l'uso di che se ne va a fare, di conseguenza è proprio questo un bellissimo percorso con soprintendenza per finalmente dopo tanti anni mettere delle basi solide su una progettualità. Ad oggi nulla è stato deciso, si decide in funzione di questi studi. Attenderemo quindi l'esito di lunedì. Sarà un bel momento però, perché abbiamo professionisti di tutti gli ambiti. Si inizia con queste tre giornate esatto di sopralluogo all'interno dell'asilo. Buonasera signor sindaco, una segnalazione che ci arriva: oltre alle multe per divieto di sosta per la sicurezza stradale, potrebbe fare qualcosa per la via Borgovico? Cosa? La via Borgovico ha una serie di problematiche, innanzitutto la via Borgovico vecchia, la via Borgovico nuova. Allora, la via Borgovico Nuova di sicuro non si può toccare finché abbiamo le questioni con l'autostrada aperte, anche perché se dopo sorge l'autostrada non so a cosa si riesce il cittadino. In questo caso alla vecchia l'atto più volte era tombini che buche una dietro l'altra. La verità sì, le abbiamo nella Borgovico Nuova, ma che attualmente non può essere rifatta come mi piacerebbe, perché se toccassi quell'arteria succede un disastro pazzesco, quindi dovremmo fare... Aspetta la fine del cantiere, esatto, della 9. Per quanto riguarda le asfaltature, in generale, i cinque comparti sono pronti, mi è arrivata una pigna di progetti esecutivi, a giorni si parte e, come vado dicendo dall'inizio del freddo, vedrà le polemiche dopo, quando inizieremo, perché quest'anno le asfaltature sono veramente, veramente tante. Abbiamo già iniziato con i marciapiedi, nel Napoleone. Abbiamo annunciato un piano massiccio di asfaltature adesso parte, tra strade e marciapiedi. Certo. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto? Chi abbiamo in linea? Non parla. Niente, abbiamo perso. Mamma, allora, una questione, torna di nuovo a chiederci un telespettatore sulla questione stadio: fra tre mesi il campionato sarà finito, se il Como dovesse essere ancora pronto in Serie A, come si muoverà il comune? In attesa dei nuovi progetti occorrerà rendere agibile la struttura in cemento armato dei distinti e la parte di curva ospiti vicino alla tribuna, in modo da portare la capienza ad almeno 10.000 posti, quindi già parliamo di Serie A. Non so se è prematuro Io evidentemente mi auguro, a parte il fatto che al di là di Serie A io vedo una squadra che mi diverte vedere. Sono stato a Lecco a vedere questo magnifico 3-0 e devo dire è veramente un piacere, è proprio un bel calcio, mi piace. A inizio stagione meno, adesso mi piace molto a prescindere dal risultato. Per favore, ci godiamo almeno un paio, non dico tutta, no, dico, ci godiamo un paio di settimane, questi 1.000 posti nuovi, eccetera, la fatica, queste torri faro, tutto il disastro che c'è stato. Il progetto però del nuovo stadio. Il progetto non lo faccio io, se lo devo fare io, allora A non sono architetto, B non sono la proprietà. Ma la società deve le ha presentato proposto. Qualcosa non in questi giorni, nulla, quindi ci ancora sentiamo, tutto in mano alla relazioni, società. Abbiamo relazioni costanti, in verità i problemi se ne affrontano tutti i giorni. Non è stato comunque ancora presentato nulla dal punto di vista del nuovo progetto. E voglio dire, scusate, ma visto che ce lo siamo detti per mesi, l'obiettivo che abbiamo centrato, questi 1.000 posti, dell'arrivare a 7.498 spettatori è tanta roba. E comunque sia,
È proprio bello il nostro stadio, a maggior ragione se vai a Lecco. Mi dica. Pronto, buonasera. Pronto, con chi parliamo? Buonasera. Sono Carlo da Val d'Intervi. Prego, Carlo. Allora, volevo dire, a riguardo del cantiere di Lora, quello della fognatura che stanno rifacendo. Sì. Inizialmente hanno messo il cartello sulla strada che sale, quella come si chiama, non la Via Tricolle, l'altra. Salendo da San Martino, diciamo. Sì, imboccando a destra c'era il cartello con scritto strada chiusa. Poi dopo è stato tolto e la gente gira su perché io lavoro lì Pomo, anche a me tante volte da più di 20 anni che lavoro lì mi capita, essendo abituato ad andare su di lì, arrivo su, poi dopo devi tornare indietro perché dopo la strada diventa fondo cieco, perché andando da via Don Bosco, andando su di là, dopo a un certo momento diventa senso unico. Mi sta dicendo che è sparita la segnaletica? Va bene. Ripristinare il cartello in basso, almeno la gente capisce subito che non si può andare. Scritto, grazie. Dirò, mando un messaggino alla polizia locale. Caro sindaco, venga a farsi un giro in via Acquanera ad Albate e vedrà che degrado c'è, a cominciare dalla spazzatura in strada oltre alla sosta selvaggia nelle vicinanze della scuola materna. Acquanera, potrei dire che in prossimità del civico 10 ci sono le criticità, in prossimità di quel civico sanzioniamo come non ci fossero domani. Quindi a conoscenza io non sono, cioè io non lo so, non dispongo di strumenti più incisivi, più che sanzionare, più che dar multe, più che avevamo infilato anche i biglietti nelle cassettine, continueremo a sanzionare, evidentemente a loro piace pagare multe. Adesso abbiamo in giro 5 accertatori, quindi i numeri ci sono. Questa... Ho detto anche a chi ha scritto questo messaggio in che zona sono e se vuole posso mandarle foto. Che puntualmente mi arrivano, puntualmente giro la PL che manda i 5 ispettori che sanziona. Ci chiedono un aggiornamento sulla piscina di Muggiò. Sindaco, prendiamo la domanda intanto che ci arriva. Pronto, buonasera, con chi parliamo? L'aggiornamento sulla piscina di Muggiò è che è chiusa. E fin qua. Pronto, fin qua. Buonasera. E che ci stiamo lavorando, mi sembra di aver fatto capire che... Aspetti, sindaco, prego. In linea. Pronto, prego. Pronto? Sì, la sentiamo. Buonasera signor sindaco, io la saluto velocemente perché so che ha molte domande da fare. Noi ci conosciamo tramite le solite che ci troviamo ad Albate, siamo già capiti. Ok, niente, volevo solo sapere, complimenti per il bus per Maseanico che è ottimo. Ne è tanta solo che c'è un particolare, non so se... Mi ho clonato bene dove mette queste famose telecamere per la velocità, perché è inutile prendere il bus quando alla mattina si deve mettere in colonna sulla linea gialla per arrivare a Villa Olmo. Grazie signor sindaco. Allora, grazie a lei. Innanzitutto questi sono giorni devastanti per la mobilità, lo sappiamo. Per quanto riguarda gli autovelox, in verità stiamo aspettando l'autorizzazione da parte del prefetto. Il prefetto ha detto che l'ha già vista, che è già tutto pronto e che prudenzialmente vuole attendere il decreto. Sì, che non capisco, ma nello specifico non capisco su cosa potrà impattare questo decreto. No, infatti, però noi, devo dire, l'abbiamo fatto nel silenzio, poi quando l'atto autorizzativo arriverà si potrà far vedere tutta la documentazione che abbiamo sviluppato. È stato un lavoro infernale. Immagino, sulla questione, sei vie nello specifico, le vie dove... Allora, se lei ha avuto informazioni sulle sei vie, non le ha avute dal comune. Nel senso, esatto, dalla prefettura. Dalla prefettura, ecco. Quindi le sto rigirando a lei, esatto, sei strade del territorio. Quello che dico è, perché non vorrei, certo, se vedo la reazione che hanno dopo le comunicazioni Emilia, non vorrei dare le informazioni precise, perché mi aspetto di vedere il decreto prefettizio che mi autorizza. Se sono 6 strade o sono 10, non so cosa possa sicuramente cambiare. No, in verità, perché poi ognuno si inizia a preoccuparsi in relazione a un dato che non è ancora certo. Quello che le posso dire che è certo è che la prefettura ha ben capito quelli che sono tutte le indagini che abbiamo compiuto in relazione al rischio, con i dati certi e la il pericolosità tasso di incidentalità, c'è. Poi la verità vera è che lo dico, diciamocelo prima così almeno, cioè in Italia per prendere una multa con un autovelox devi essere un po' tonto, perché è segnalato, c'è un cartello, sì, certo. Cioè vuol dire che tu sei proprio un autolesionista, cioè vedi il cartello, ehi c'è un autovelox, certo, e acceleri. Certo. Vorrei ricordare a chi si lamenta degli autovelox in Italia che a 7 km da qua la polizia locale o comunque il cantone è autorizzato a metterti l'autovelox dove vuole,
è autorizzato con le auto civetta, le può infilare su un albero, le può nascondere in un muro, le può mettere dappertutto e non deve mettere cartelli. Così sarebbe giusto, perché così fai prevenzione, perché se no, quindi questo è un presidio di tutela, devo dire minimo, che però dà quantomeno la garanzia che nei punti critici si possa arrestare. I dati che abbiamo sono raccapriccianti. Quali sono i punti critici, se può dirlo, e soprattutto quanti strumenti vorrebbe posizionare? Le dico, questo dipenderà poi dal decreto, okay. Per questo che dico, c'è proprio una variabile. La ragione per la quale non parlo è che quando il prefetto metterà quel timbro sul decreto e dirà cosa autorizza, sapremo poi i dettagli. Allora, devo dirle che nello specifico io ho parlato con il prefetto, come facciamo praticamente quotidianamente, però aspetto l'atto. E tra l'altro un po' mi inquieta questa latenza del ministro Salvini, che se vuole fare qualcosa lo faccia, ma ci consenta di poter iniziare a portare in sicurezza. Noi tutto quello che dovevamo fare abbiamo fatto tutto. In via preventiva, comunque l'autorizzazione c'è, la prefettura aspetta in via preventiva. Sì, c'è quando metterà, ecco, vede come ragiona, le dico, ma proprio come quale, il motivo per il quale sono così. Io ragiono di fronte all'atto amministrativo. Certo. È vero che l'iter è in itinere, eccetera, ma certo, finché ma io finché non ho. Non è stato, ma lei si poteva mai aspettare, ma chiaro, sindaco, che io perdessi tempo perché un ministro ad un certo punto inizia a pensare, ma sì, cambierò qualcosa, e il prefetto dice, aspetta il ministro che cambierà qualcosa. Come dovrà aspettare in questo caso? Il ministro Salvini. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Sì, buonasera, chiamo da Tavernola. Sì. Mi chiamo Cadenazzi e telefono per avere un chiarimento sull'incrocio che c'è sopra l'oratorio di Tavernola tra via Conciliazione e via Tibaldi. A terra c'è una segnaletica cancellata che disegna un triangolo come dare precedenza, che però le auto passando hanno diciamo reso visibile, quindi è capitato più volte di trovarsi quasi a avere un incidente con chi viene dall'altro senso e vuole girare appunto giù per via Tibaldi. Non c'è una segnaletica verticale, però non è chiaro chi debba dare la precedenza, andrebbe sistemato perché è pericoloso. Grazie, grazie signora. Allora, abbiamo il cartello in via Statale per l'ora, così me lo segno, e poi abbiamo in via Tibaldi la segnaletica. Sulla segnaletica in verità sono moderatamente ottimista, perché uno studio fatto dal nostro settore opere pubbliche in relazione alle vernici da utilizzare, vernici che a Como sembrava non durassero niente, non so che nell'aumentare la qualità e la resistenza della vernice eccetera, e inizieremo proprio per i materiali, esatto, adesso, e non è che allora, questo, prima di andare a... inizieremo con questa primavera, e l'altra era via Tibaldi, esatto, via Tibaldi, angolo via Conciliazione. Senta, sull'area di Muggio, però appunto sul destino, sul futuro dell'area, piscina ancora chiusa, e questo sì, sindaco? Non ho avuto la piscina ancora chiusa, lo certifico. Se qualche vandalo non avesse tagliato tutti i cavi, ecco, in quel caso cosa si sta aspettando? Qual è la questione muovere? Nello specifico ci sono studi, adesso ci sono state delle verifiche dal punto di vista del terreno, dell'analisi del terreno, in maniera tale che quando della piana partire, della zona come? Delle analisi del terreno. Analisi del terreno per verificare di non aver poi problemi con eventuali questioni di bonifica, non dovrebbero esserci. Ma si attende un finanziamento da parte di regione, dopo che sembra appunto. Allora, facciamo così. Per capirci bene. Io ho sempre detto, e vi ho detto puntualmente ogni volta che andavo a Milano, e di certo esatto, non andavo a Milano a vedere partite in settimana, perché a San Siro non c'è niente. Esatto. Ha parlato il presidente di questa regione, in esatto, autonomia, non sollecitato, manco lo sapevo, dicendo che parteciperà a un accordo di programma, perché evidentemente se l'ha detto, perché è una delle certo, cose che abbiamo discusso più certo, volte in termini chiaro, di finanziamento, in funzione di tipologie di finanziamento in relazione all'opera, perché ci sono opere plurime, come abbiamo detto, ed è sempre più lungimirante, perché forse pensiamo prima a quello che deve succedere dopo. Abbiamo pensato a un grandissimo autosilo in prossimità anche della stazione, e forse riesco a ricavare qualche altra decina di posti auto in prossimità. È tutto in itinere. Devo dirle che proprio in settimana ho avuto un confronto bello serrato con l'architetto Noseda che se ne sta occupando. Quindi dialogo con Regione da questo punto di vista. No, ma il dialogo con Regione c'è sempre stato, adesso in una fase di stand-by, semplicemente perché un accordo con Regione c'è. Nel senso, facciamo questa cosa insieme, okay. Nel senso che, ma tant'è che
con mia enorme sorpresa, l'ha anticipato il presidente senza che lo dicessi io. Aveva detto che non era stato ancora definito, aveva fatto capire. No, senta, adesso non scherziamo. Le parole tra gentiluomini sono gli accordi, sono accordi. Evidentemente vanno preparati una serie di documenti per poter arrivare a perfezionare questo accordo di programma. Ma sono tutte notizie che aveva dato già il presidente. Noi stiamo portando avanti tutto il resto della pratica per far sì che non si perda tempo. Quindi si va in questa direzione. Vi ricordate, ad esempio, in Ticosa avevamo fatto dei sopralluoghi, avevamo tagliato, avevamo fatto, ma questo un anno prima che arrivasse tutto il progetto. Lei dice tutto propedeutico poi alla... Chiaro, creda, pronto, so buonasera. So bene che con parte... Con chi parliamo? Buonasera, sono Riccardo e chiamo da Ossuccio. Prego Riccardo, il sindaco la sente. Innanzitutto... Grazie Alessandro Rapinese. Cosa ho fatto? Facendo della Tremezzina ha tutta la mia stima, innanzitutto per quello che sta facendo per Como, per noi grandi tifosi del Como e per le affermazioni che fa sempre sui senza lago dell'altra sponda. Grazie. Che bello essere a Lecco. Ero a Lecco camuffato perché no. Sue affermazioni. Grazie Alessandro di tutto cuore e verrò a stringerle di persona la mano in curva quando ci vedremo. No, ma devo dire che ero a vedermi la partita una con tanto di cappuccio tifoso. In mezzo a un sacco di lecchesi. E devo dire che più insultavano la nostra città, più gol gli facevamo e la cosa mi faceva godere. Allora, sindaco, stanno arrivando tantissimi messaggi, non voglio togliere tempo neanche a chi ci sta chiamando, una segnalazione. Buonasera, sono un abitante della zona di Mugio. Per restare in tema volevo chiedere, ma come mai nell'area dove era situato il Luna Park è stato concesso così poco terreno lasciando la restante area vuota? Era l'unica cosa che dava vita alla nostra città, se c'è la possibilità di vederla ancora intero, dava inoltre lavoro a tante persone. Guardi, questa è una cosa abbastanza curiosa perché penso sia l'unico cittadino di Mugio che vuole il Luna Park, perché mi sembra che dal punto di vista pratico, e non le dico le email che mi arrivano quotidianamente in relazione a quello che era l'impatto del Luna Park in quella zona. Tra l'altro, quindi vabbè, allora tema caldo non per me. E quindi quello che posso dirle è così almeno mettiamo le cose in chiaro. Fino a quando io sarò sindaco, questo accordo non si negozia, punto. Il centro-sinistra e il centro-destra uniti ormai non sanno più cosa fare, dopo che un anno fa, dando tutto il tempo agli operatori commerciali, ma con un anno d'anticipo gliel'ho detto, detto. I miei affari, quando facevo l'agente immobiliare, saltavano a 30 secondi dal momento e non ero in giro a piangere. Abbiamo avvisato. Zona, ci si come? Chiede, no? Non è ma tra l'altro, lei sa bene che pur in questa fase, sto veramente lavorando troppo per trovare del tempo per mettermi a commentare ogni singola stupidaggine che sento. Avevamo anche fatto delle telefonate in presenza di alcuni degli organizzatori per cercare altri terreni. Avevo chiamato anche un sindaco di un comune adiacente. Vuoi il Luna Park? No. Allora se la prendono anche con tutte le opportunità che avrebbero voluto avere. Comunque sia, chiudiamo la testa al toro. Finché c'è Rapinese l'area rimane così, punto. E mi sa che ci rimarrò per tanto. E poi vediamo anche i voti su Mugio, Albate, eccetera, eccetera. L'aspetto del lavoro, famiglia, organizzazione, eccetera, gliel'abbiamo detto con un anno di anticipo. Più di così lo dovevo fare. Evidentemente anche gli altri hanno avuto, volevano veramente, è una questione di lavoro? Allora ragioniamo sul lavoro. No, ci si chiede, mi scusi, mi faccia finire però perché se il tema di caso, mi scusi. Però se è una, se è una questione di lavoro, mi spiega perché, e sto scrivendo un numero su questo foglio, c'erano 5.000 metri di lavoro, non li hanno voluti. Se non li hanno voluti non è un problema mio. Potevano partecipare, era tutto chiaro. Era lavoro, era così importante. Ma perché non l'avete preso? No, domanda che uno si fa è... No, non la era domanda è... Dare e poi ci vuole, e mi scusi, un punto chiaro. Rispetto. Esigo rispetto. Sono stato eletto per governare. Chi ha letto il mio programma elettorale sapeva bene quello che avevo in mente... Mi hanno votato, rispetto per chi rappresenta un'istituzione, è stato eletto con un programma e lo fa. Tanto punto. Devo dire, quindi, per onor per di cortesia, cronaca, che arrivano anche messaggi di alcuni che dicono che sì, non è che manca il Luna Park, mentre ne stanno arrivando altri che invece si chiedono perché quest'anno si chiedono, non ci ma sarà. Ma se si chiedono perché, è perché non hanno voluto partecipare, chiaro, punto. Non ci sono due risposte. C'erano 5.000 metri quadri, non li hanno voluti, pazienza.
pazienza, evidentemente non servivano. L'amministrazione ne potevamo dare anche 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Vabbè, la volontà dell'amministrazione è che lì non ci sia il Luna Park. La volontà dell'amministrazione era che lì ci fosse un Luna Park da 5.000 metri quadri come in altre città. Chiaro. L'associazione non l'ha voluto fare. E non è un problema mio. Perfetto. Nel senso, potevo anche portarlo a 4.000, 3.000, 2.000. Vabbè, la volontà è che fosse appunto in esatto. 5.000. Quindi è un po' di rispetto per la democrazia. Chiaro. No? Buonasera, con chi parliamo? Perdoni l'attesa. Con chi parliamo, prego? Sì, buonasera, sono Liana da Como. Senta, volevo chiedere, buonasera, una cortesia. Quindi, buonasera signor sindaco. Buonasera Sonia. Chiamo perché praticamente il parcheggio di solito a Cavernola, c'è un parcheggio che adesso diciamo ho visto che più avanti ci sarà il discorso appunto che verrà poi a pagamento, no? Ma lei dov'è che parcheggia? Praticamente dove c'è di fronte gli antelami? Di fronte alla navigazione che c'è va bene. Di metallo. Ecco. Sì, lì ne abbiamo trasformati 92 in blu, ma ci sono quelli nella parte rialzata del parcheggio e sono ancora bianchi, ma mi dica. Sì. E quindi di conseguenza sono una di quelle persone che prende il battello e quindi parcheggia lì per prendere poi il battello. Certo. E volevo appunto capire diciamo se ci sarà poi una convenzione per noi. Come mi piacerebbe. Allora le spiego. Noi abbiamo fatto. Scusi Sonia. No, cioè non si preoccupi, ci ho finito, no, tranquillamente. Grazie Sonia. Prego, sindaco. Assolutamente, è evidente che con navigazione vogliamo offrire anche una convenzione. Con ASFE era molto più facile, mi auguro di poter offrire anche questo servizio, però non trascuri il fatto di utilizzare anche la linea dei pullman, che peraltro ha una buona parte di corsia preferenziale una volta che si innesta sulla via per Cernobbio. Però sì, è così. Pronto, buonasera. Con chi parliamo? Buonasera. Prego. Buonasera. Senta, telefono da via San Bernardino da Siena. Sì? Riguardo per quanto riguarda i pannelli fonoassorbenti che ci sarebbero da rimettere su perché erano stati tolti quando è stato fatto il parcheggio della nuova stazione tra, come si chiama, Sbatica e Merlata. Chiaro, la stazione unica, sì. Ecco, volevo sapere quando saranno rimessi i pannelli. Sì, perché mi ricordo che al mese di giugno il sindaco mi disse che per lui era un onere dover rimettere questi pannelli. E poi ricordo anche al sindaco che lui, quando c'era l'altro sindaco, venne qua, raccogliemmo assieme delle firme per fare in modo di mettere appunto i pannelli fonoassorbenti e togliere quel muro che sembrava un muro di Berlino. Adesso mi domando, come mai rimaniamo senza muro? Allora, facciamo così. Innanzitutto salutami in Lele. E poi... Va bene, ti saluto Lele, d'accordo. Ok. Signora. E dal punto di vista pratico, in verità, il muro di Berlino, una volta ripristinato, sarà anche peggio. Anche questo, in questa settimana, è stato verificato. Devo dire che un po' mi spaventa l'effetto che avrà, perché probabilmente in via San Bernardino da Siena, peraltro in totale affacciano 4 famiglie su quel muro, perché quel caseggiato è parzialmente disabitato, e devo dire che l'impatto che avrà sulle case da quel lato, comunque i lavori procedono, politicamente l'ho finanziato, per me la faccenda è chiusa, è solo una questione tecnica, però dovevo proprio chiamare il Lele, come ho detto, perché lei è la moglie, proprio perché bisogna stare attenti a quello che succede davanti a quella finestra, nel senso che l'impatto in termini di vivibilità verrà eliminato il rumore, ma viene eliminato un po' tutto. Comunque sia, i tecnici, proprio perché in settimana si è visto quello che sarebbe stata la conseguenza del rinnovo di quel materiale, e devo dire che la prima cosa che ho fatto è stata chiamare il mio contatto di Aller e iniziare a vedere un attimo come gestire la situazione, perché le conseguenze, secondo me, quando illustreremo la progettualità...
Che cosa significa quando lui No, si no, nel senso che comunque sia siamo tra due fuochi, da ah, un lato chiaro, l'isolamento okay. acustico e dall'altro l'impatto certo. dal punto di vista della vivibilità. Certo. Cioè, avremo altri problemi, si chiama luce l'altro problema. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buondì, anzi buonasera. Buonasera. Io vorrei parlare con il sindaco ciclista. Una volta ciclista. No. Allora, mamma quanto mi manca la bici. Sì, Siamo quasi in chiusura, prego no, la domanda, scusate momento. se esatto, rovino il momento. No, questo è un bel momento la bici, mi dica. Le chiedo per te, se non ricordo male, c'era un progetto per collegare la via Leoni con la via Valburini e bypassare la Pugliolini. C'è, e come? Certo che c'è. Da Piazzale Montesanto per arrivare fino alla Valmulini, certo. E saltare la Pugliolini. Anche perché, siccome io sono, vado in punto di vista abbastanza affezionato al lago di Como, almeno 4-5 volte a settimana faccio la Pugliolini in salita. No, ma poi tra l'altro ci sono anche una serie di aspetti, nel senso che c'è proprio tutto il collegamento, potremmo arrivare in stazione, una valorizzazione dell'autosilo, cioè è bello, e devo dirle che sembra una bugia, ma è così, proprio in settimana, guardando una progettualità di un operatore privato, devo dire che era emozionante vedere questa striscia verde, ovviamente utilizzabile solo dalle biciclette, che collegava appunto Piazzale Montesanto fino ad arrivare. Anche perché facciamo la Pugliolini, non sento, facciamo la Pugliolini parecchie volte a settimana, è sicuro che anche negli orari più favorevoli. Ma no, ma è ovvio, ma di cosa parliamo? Un'altra roba. Però ecco, grazie devo dirle... intanto. Allora, gli abitanti di via Oltrecolle stanno aspettando il marciapiede approvato su raccolta firme, scusate, dal civico 23 al civico 19. Se lo sta segnando? No, no, non è che me lo sto segnando. È che oggi, davvero, è arrivato Ciabattoni tutto contento. Si parte, con tutta questa sfilza sì. dei cinque comparti e francamente non ho avuto tempo di guardarlo. Anche perché dopo la delibera, che è stata un parto, quella dei parcheggi, perché voi l'avete vista tanto settimana scorsa. Tanto ci arrivano messaggi, ma era scusi, da mesi se che si costruiva, settimana prossima dovrebbe arrivare un'altra delibera di quelle che creerà un po' di scompiglio, ma pazienza. Solo che ho finito di scriverla prima di venire qua e sono un po' bollito. Mi dica. Ci arriva un messaggio di alcuni studenti che studiano al Conservatorio di Como lamentandosi proprio delle nuove tariffe che appunto a breve entreranno in vigore. Ma dice, perché possibile vengono in macchina? Che il comune... Che brutto esempio. Vengono... Nel senso, io studenti non sappiamo che usano le macchine, però la situazione no certo, ma che brutto esempio, spero che almeno non vengano uno con una macchina, che diano il buon esempio loro con il car share, con sì, potrebbe il car essere sharing, però non eccetera. Sappiamo la situazione appunto, possibile che il comune non abbia pensato a al mezzo conservatorio sia... dove parcheggiavano? Beh, nelle vicinanze credo che possa far comodo. Beh, anche qui davanti in Santarella, ma forse tutti per il adesso sembra che in Santarella parcheggiasse il mondo, c'erano 90 posti, era sempre pieno, ma chi ci parcheggiava che alle 9 era pieno? Senta, qua è un'isteria collettiva, dai. Beh, però il fatto loro dicono, le pongono questa domanda, possibile che il comune non abbia pensato a un mezzo, a qualcosa che io possa ho pensato a delle agevolazioni, io ho pensato che chi... a maggior ragione sono studente che viene da fuori, e quindi io non ho visto turni di notte per gli studenti, ci sono due treni e 50.000 no, per gli studenti non ho pensato visto studenti. Che non ci sono turni di notte, abbiamo due treni e 50.000 pullman, quindi se anche gli studenti adesso devono venire in macchina abbiamo finito il... cioè va bene, d'accordo. Allora, la lei macchina... ha promesso in questo campo degli nascontisti che ha detto, annunciato appunto durante la conferenza stampa dipende, dove annunciava dipende, la rivoluzione per i residenti. Giusto. Ripeto, da qualunque parte del mondo arrivino per arrivare a Como, a meno che non partano da Catania tutte le mattine, abbiamo abbastanza treni, abbastanza pullman per gestire, anche perché poi stanno nel traffico, cioè non è che la mattina quando è l'ora quindi no, lì non sono state traffico. Previste delle agevolazioni per gli studenti, così no. rispondiamo tanto a chi, ai ragazzi no, che poi, ci hanno inviato la segnalazione. Prendiamo l'ultimissima cioè, chiamata sembra che siamo in pronto mezzo. Buonasera, niente, non ci ha aspettato il telespettatore intanto... sì, che poi guarda che gli è aumentato, non c'è nulla, c'è la prima ora rossa e le 11 Beh, ore è aumentato, a 30, se 40 vede centesimi dai. Se vede questo 1102 qui. Posti disponibili fuori, spazi bianchi, gli stalli bianchi in Napoleona, in Pasquale, in tangenziale non abbiamo toccato uno,
Io continuo a leggere stupidaggini sui social. No, dica, ripeta che mi sono persa per gli leggere. Gli stalli bianchi in Pasquale Paolo, in tangenziale, a parte l'ex-Stecav. Tutti gli altri sul lato destro sono rimasti. Quelli sul lato destro, la esatto. parte prima. Stecav, ma non, di fatto fino a che l'anno scorso non li toccassimo noi proprio per una rotazione, dopodiché... Quando ti arriva un piano economico finanziario come quello della Ticosa e ti rendi conto che la città di Como... Vi assicuro che gli studenti non se li inventano i problemi, ci scrivono intanto, non so se appunto è una studentessa, intanto un ultimissimo WhatsApp... No, ma ripeto, ma allora già che risponde, dica da dove viene, gli dico che pullman può prendere o che treno può prendere, dai, adesso va bene. Sappiamo tutto. Anche poi dell'efficienza adesso, del trasporto a meno che sia uno studente che ha già un figlio, non deve portare... Non sappiamo le situazioni però, sindaco, di ciascuna persona, poi capisco non si possa trattare però... uno come mille, però non sappiamo la situazione oggettiva. Uno come mille, dico che a questo punto questa città noto che prima venivano tutti in macchina e parcheggiavano serenamente. A me sembra che via Legeno fosse incasinata e alle 9 fosse già piena. Villa Olmo non parliamone, mi segnalano che prima delle 9 già non c'era più un posto. La zona stadio pure, ma dove parcheggiava tutta sta gente prima che sembrava di vivere in un centro commerciale? Che volevano dirle appunto anche delle misure per agevolare chi spesso viene qui per ma che vadano ad esempio, sindaco, se uno studente. Sindaco, volevo tenerci, dopo volevo tenerci, dedicare un ufficio a San Martino che si parcheggia chiaro, a 2 euro per l'ultima domanda e poi dobbiamo chiudere, mi fanno gesti dalla regia. Quando può fare un giro sindaco sulla scalinata di via Pastrengo che serve come scorciatoia per la Napoleona, situazione di degrado? Anche quella l'avevamo iniziata. Vabbè, comunque la vado a fare. Ciao Bartoni, via Pastrengo. Prende nota il sindaco. Grazie come sempre per averci seguito. Grazie a tutti per le grazie segnalazioni che farò leggere al sindaco. Buon l'appuntamento con il TG più Buon sindaco torna venerdì prossimo. Grazie e buona serata a tutti voi.